cor cor acceso da una passione. 11 atleti Roma chiamò, e sotto al sole nel cupolone una bella maglia a due colori e trovò lì due colori de Roma nostra. Oggi signora del football, non più maestri né professori, ma so dolori perché Roma ce sa fa. C'è Masetti che è primo quartiere. Quali novità quest'anno? Le novità sono tante, come chi verrà constaterà, rispetto alla mostra di Testaccio, a livello di cimeli, a livello di fotografie esposte, non saprei come quantificare, ma sicuramente siamo nell'ordine del 50% delle novità, con delle novità alcune decisamente particolari, insomma. Potremmo parlare della bicicletta dei bersaglieri del 41-42 o la foto inedita di De Rossi campione d'Italia del 2000-2001, perché a Firenze andò in panchina e questa foto era, che l'esistenza di questa foto era ignorata dallo stesso Daniele. Poi potremmo parlare di tutta la parte dedicata al presidente Sensi nella sezione La Roma attuale, e potremmo parlare per la prefondazione della medaglia d'oro originale con il simbolo dei leoni di Borgo della Fortitudo. Allora, di cose nuove obiettivamente ce ne sono tante, non facciamo l'errore di considerare un proseguimento o un rimescolamento di quella di Testaccio. Questa è più mostra, forse meglio strutturata. E poi parliamo di una delle gallerie d'arte più prestigiose di Roma, la Galleria Lagostiniana. Però quello che ripetono è che io spero che dia la stessa emozione che ha dato quella di Testaccio. Diciamo che siamo stati in un certo senso anche fortunati, perché nella mattinata era prevista una previsita alla parte della stampa e nel pomeriggio l'inaugurazione ufficiale. Poi la signora Maria Sensi, che ha dato la sua disponibilità per l'inaugurazione, ha deciso di recarsi a Palermo e quindi non poteva essere presente il pomeriggio alle 18 all'inaugurazione, e allora ha detto che molto volentieri avrebbe partecipato alla previsita della stampa. E per accogliere degnamente la signora Maria Sensi ha dato la sua disponibilità a intervenire in mattinata il presidente della provincia Nicola Zingaretti, l'assessore allo sport al comune di Roma Alessandro Cocchi, e per quanto riguarda la regione il vicepresidente della commissione sport nonché consigliere regionale Enzo Foschi. Mi diceva qualcuno dell'ufficio stampa, con tutto il dovuto rispetto, che una conferenza stampa del presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica, non richiama il numero di fotografi e di telecamere che ha richiamato questa prima parte dell'inaugurazione, che poi è proseguita nel pomeriggio con tanti altri personaggi e con un taglio di nastro nella sezione 82-83 effettuato dalla signora Flora Viola, che aveva uno straordinario cavaliere accanto, il vicepresidente della Roma, il generale Ciro Di Martino. Ma poi abbiamo avuto i nipoti del campione d'Italia 41-42 Nobile, abbiamo avuto il figlio di Fasanelli e il figlio di Chini. Ormai anche i giovani, grazie a quella splendida canzone di Testaccio, sanno chi è Fasanelli e chi è Chini, e quindi hanno avuto l'onore di vederlo, e poi un numero sconfinato di personaggi. Ma quello che è più importante, tutti i tifosi della Roma e tutti soprattutto orgogliosi di essere tifosi della Roma. Ma io ritengo che una mostra permanente della Roma debba essere gestita addirittura nemmeno dal Comune di Roma, dall'Associazione Sportiva Roma. Comunque, quando le istituzioni decideranno in tal senso, e per istituzione al primo posto, ripeto, metto la Roma, per quanto eventualmente possiamo essere utili, ci dichiariamo naturalmente disponibilissimi per avere
l'orgoglio di contribuire a realizzare questo sogno che di tutti i tifosi della Roma, che tante altre società in Europa hanno, ma l'hanno di tipo diverso. Io in occasione della mostra di Testaccio ho conosciuto tifosi del Real Madrid che mi dicevano che il loro museo lo ritenevano molto bello, ma rispetto a quella mostra nostra era freddo. E si citano le stesse cose, nessuno avrebbe esposto il cuscino che un tifoso giallorosso ha preso dalla panchina dei Marassi dopo la vittoria, dopo il pareggio che ha significato la conquista dello scudetto nell'82-83, e nessuno l'avrebbe messo in una mostra, e invece è quello che ha dato sì, vibrazioni, ha dato emozioni, sono gli oggetti di tifo. E quindi io sono sicuro che i tifosi della Roma riuscirebbero a mischiare in un cocktail strepitoso metà giallo e metà rosso la parte ufficiale dei cimeli e la parte tifo dei cimeli, che non è certamente meno importante, creando così questo splendido cocktail. C'è Masetti che è il primo portiere, e Michele Scrucchia che è il piacere, poi c'è quel torello che Bolini, Mori, Franca e Bernardini che da scuola all'Argentini. Poi c'è Sapperari, Sermediano, bravo nazionale capitano, Fini, Pasanelli e Costantino, con Lombardi e Codarino, Morca e Mago per segnare.